Zombie Apocalypse. Spero di sì. Sì. Ok. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti. Nuovo video vlog / chiacchiericcio. Come state? Spero bene. Allora, questo video per parlare un po' con voi, ma anche perché mi piace sempre fare questi video chiacchierici. E niente. Ok. Ho abbassato un po' il volume della televisione perché l'altra volta ho fatto un video con la televisione un po' troppo altina e avevate ragione, anzi avete ragione, è sempre bene che la televisione l'abbasso e niente. Ieri sono stata all'estetista a farmi la ceretta corpo e viso e poi ovviamente sono tornata a casa che era già quasi, anzi era buio quasi. Poi sono ritornata a casa intorno alle 5 alle 6, può essere, sì. Tra le 5 alle 6 e mezza, non vorrei sbagliare, però nel frattempo la cena era già pronta. No, aspettate. Se non erro erano le 7 quasi, quindi fatto abbastanza tardi, ma vabbè, taglia. La ceretta si doveva fare per forza e quindi l'ho fatta e niente ragazze, quindi che dire, tirando le somme sono stata molto bene tirando le somme, vabbè ragazzi, prendetelo così come viene sto video perché ho fatto un po' di fatica a farlo, non sono stanca oggi, caso strano, non sono stanca, quindi va bene così, niente, che dire, di domenica oggi ho preferito stare a casa perché volevo anche uscire, ma il tempo non lo permette perché fa un po' di vento, questo vento non è il massimo uscire, anche perché non è forte, ma non è neanche tanto facile da gestire questo vento. Perché volevo uscire a farmi una passeggiata al porticciolo, ma avrete sentito tutto il vento di questo di Palau e niente. Quindi alla fine ho detto no, non esco e buonanotte lì. Per andare a messa neanche sono uscita, volevo andare alla Santa Messa, ma non ci sono andata. Lo so che non me ne può fregare meno di ascoltare questo video, ma chi vuole lo guarda, chi no, pace, amen, non muore nessuno. E niente, quindi cosa dire, oggi tra poco mi trucco, ma non mi trucco per fare video, ma anche perché non mi posso vedere più come sono, cioè nel senso sono struccata, ma almeno sono bella depilata. Non so se si nota, ma sono bella depilata ed era ora. E nulla, così è quanto. Dunque, ragazzi miei, non ho idea di quando monterò questo video perché non so neanche se lo modifico, ma ci voglio provare a modificarlo, in qualche modo. E niente, faccio vedere piccole cose che ho combinato in questi giorni, cioè la spesa che ho fatto. Non mi ricordo neanche cosa ha preso mia nonna, ma ve lo farò vedere. Quindi attendete un secondo che vi faccio vedere ciò che ho preso. Un secondo, Tanto stacco qua e riattacco dopo. Allora, vediamo un po' se riesco. Non è neanche detto che mi riesce. Un attimo. E rieccomi ragazze. Allora, dunque, scusate, ma sono in una posizione un po' scomoda.
Dunque, può interessare a pochi e a nessuno. Questo è un piccolo sommato alla spesa, ma senza dire cifre e cose, perché tanto, raga, alla fine ho preso poco e nulla da quello che mi era rimasto di poter prendere. Allora, comincerei dalle uova, perché ci siamo riforniti da un negozio vicino a casa e ho preso le uova, 6 uova fresche, queste qua, vedete? Già, queste qua. Non so se si vedono, spero di sì. Aspettate, voglio controllare se sta registrando. Si sta registrando, scusate, ma perché non vedo. Ho la posteriore, sta registrando con la posteriore, ecco perché. Anche se non gliene frega niente a nessuno, però vabbè, queste sono le uova fresche, sì, uova fresche. Poi, cos'altro? La camomilla Boromelli ha preso, sempre in un negozio, non so se qua a fianco o se da... sì, mi sa che ha preso Despar, Despar. No, vabbè, questo è sotto casa, vicino casa. Questo è il Despar, se non erro. Non so, non vi dico il prezzo, non lo scontrino, però abbiate pazienza, siete clementi, ma non lo scontrino a mano. Comunque, questo è il piccolo pezzo di spesa che mia nonna ha preso ieri, ha preso la Bonomelli, vedete? E poi ho preso, non ve la faccio vedere una, ma qua c'è un'altra, due scatole di pelati, Antonella, ecco qua. Poi ha preso questa qua, il basilico sardo, ovviamente, della nostra amata Sardegna, vedete, ecco qua. Tanto per cominciare, e poi è passata in farmacia e anzi, no, continuiamo sul mercato per meglio. Allora, faccio il mercato sempre qua vicino casa, se non erro. Sì, queste sono costate 3,45 euro. No, non è carta igienica, ma è, sì, bel Scottex. Dello Scottex asciuga tutto e ci troviamo strapene. Siccome dite voi, è multiuso. Perché si può sia pulire i vetri che asciugarci la boccuccia oppure asciugarci le mani, di tutto si può fare. Niente, questo qua di tutto no, vabbè. Però asciugarci le mani, la bocca, tutto quello che è, anche soffiarci il naso ovviamente, ma vabbè, dettagli. E questo è il maxi rotoli, vedete? Non bruciare le cose in mano, poi. È passato in farmacia e per me ha preso Golamir, questo qua, non so, si chiama così, riduce il dolore e protegge dalla gola, protegge la gola, scusate, questo qua, ce n'è, quante ce n'è? 20 capsule, no capsule, 20 caramelline da sciogliere in bocca, ecco qua, queste qua. Questa qua mi sono rinfornita perché quando ho mal di gola, come in questo caso, anzi una me la prenderò, non so se è rimasta in cassetta o meno, perché se, già sto sentendo mal di gola, non capisco il perché, e sentirete una voce allucinante, non capisco, ma sto tempo, vabbè che ormai già siamo a novembre, però comunque queste mi sono utili, diciamo la verità, sono utilissime, però costano un casino, non so quanto costano, aspettate, 9,80 euro, vedete qua, 9,80 euro, ciao, e niente ragazze, questo era tutto, adesso metto a posto e ci vediamo dopo. Allora, mi ero dimenticata, dunque ragazze, intanto ho la caramella in bocca perché vi ho accennato che mal di gola poco fa. Allora, mi ho dimenticato una cosa che non mi importa vedere, oltre alla famiglia, la carta igienica, no, sì, carta igienica, sì, vabbè, ciao, come no, certo, lo Scottex, la Bonomelli, il Pelati Antonella e altra cosa, ah, sì, una cassa d'acqua da 6 bottiglie, che mia nonna ha preso sempre nel rifornimento vicino casa, cioè, sì, Carrura Market 2000, un negozio che ci riforniamo sempre qua a pochi passi da casa nostra, a fianco alla farmacia Nicolai. Comunque, tutto sto giro per dirvi che a Despar, se non erro, abbiamo preso sia sì, a Despar, esatto. Ne faccio vedere una, tanto vale sempre per l'altra che ne ho preso.
abbiamo preso due fiocchi di pasta, che sarebbero questi dell'Acellino. Acellino? Sì, esatto, da 500 grammi. Questo è dell'Acellino, vedete? Si vedrà qualcosa, credo che sì. Cellino, la luce non è dei migliori, però vabbè, dettagli, questo qua. E niente. Questo era tutto. Se, ve l'ho detto, sei a una cassa d'acqua, sì, da 6 bottiglie. Chiudo questa e sono a posto. Ok. E niente. Intanto, andiamo subito. E rieccoci. Allora, ragazze mie, dunque, mi volevo truccare, ma alla fine mi sa che sto qua in casa, anche se senza trucco non importa. E niente. Dunque, cosa volevo dirvi? Ho preso un quaderno per YouTube, finalmente. Ho preso un quaderno, ribadisco, per YouTube. Per fare degli argomenti più specifici, però non so se riuscirò a scriverci un bel niente, perché alla fine voi dite sì, prenditi come si può dire, aiuto, non riesco più a parlare, una penna, un taccuino, scrivici quello che devi dire per YouTube, però voglio stare lì del parere di non fare come mi pare, come mi è stato detto. Devo scriverci sì qualcosa, ma quando me la sento io, perché non è facile tirare fuori gli argomenti, perché poi io mi butto a getto come una scia di, no, come una sciagatta di un fiume in piena e vado a dire cose che poi non c'entrano niente, quindi non voglio farlo come mi pare, come mi è stato detto. Quindi voglio seguire il consiglio di un mio iscritto o iscritta, adesso non mi ricordo bene, mi pare che fosse proprio un iscritto mio. Non mi ricordo manco il nome, perdonami, ma non me lo ricordo proprio. E niente. Alla fine ho deciso che il quaderno l'ho preso, anzi, non l'ho preso io, ma me l'ha acquistato mia nonna in un negozio, cioè in una cartolibreria. E ho detto, oh no. O me lo prendo piccolo o me lo prendo grande? No, ti prendo o me lo prendi piccolo o me lo prendi più grande? No, ti prendo un quaderno e facciamo prima un quaderno dove c'è sotto le righe della musica. Invece io vabbè non faccio musica perché non vado più accanto da un bel pezzo di tempo. Quindi ho deciso che prendo direttamente, anzi lei mi ha acquistato di sua spontanea volontà, a casaccio sarebbe. Un quaderno di musica con su disegnate le righe della musica, vabbè, per intenderci, no? Ve lo faccio vedere, attendete un attimo, anche qui. Ed qua, scusate un po' come si può dire, il frastuono del rumore che faccio ogni volta che mi siedo. Come potete constatare, vedere dal video, dallo sfondo, sono in sala, nella nostra, cioè dietro c'è la credenza, quindi vabbè. Quindi questo quaderno di musica che vi sto mostrando, e dal quaderno di musica, eccolo qua, non vi dico una balla, perché vedete che anche qua c'è il disegno qua, come si può dire, ritrae il disegno di musica. E se apro realmente c'è il disegno di musica. Ora non guardate così tutto qua perché è privato, però per dirvi a voi che ho scritto, non è tanto privato perché ho scritto il mio primo giorno che mi sono venute il ciclo, ovvero le mestruazioni. Il primo giorno si fa vedere perché ogni mese vengono le mestruazioni, ma dettagli. Era scritto allora mestruazioni 3 novembre, venerdì, quindi sono venuto il venerdì. E ho fatto appunto che mi sono venuto in questo giorno del 3 novembre. Ok? Ogni mese mi vengono tanto già. Per qua vi scriverò qua sopra altri tipi come dire, di progetti per YouTube, sempre in quest'altra riga qua. Poi in quest'altra riga qua scriverò l'argomento in sé che devo scrivere e parlarvene. Non so ancora se lo porterò, se andrà in porto sta cosa. Probabilmente sì, probabilmente no. Probabilmente no, però
Voglio vedere se ci riesco, non ne ho idea perché non è facile. Casomai butterò giù qualche appunto, come appunto mi è stato detto, qualche mini macro appunto, oppure mi scriverò solamente, non lo so, si vedrà tutto da fare, non ne ho idea. Comunque c'è scritto musica, come potete ben vedere, musica, music book, che poi alla fine non so ne farà niente, mi scriverò quello che impara a me, giustamente. Quanto è costato? Boh, non ne ho idea. Ci sono scritto qua una cosa che non ce ne interessa a noi, non ci interessa. E nulla, comunque queste cose qua sono buonissime, queste caramelle. Sono al mentolo, vedete? Sono al mentolato. E niente, scusate se mi sentite parlare strano, ma c'è la caramella in bocca, quindi tra un po'. La mordicchio e me la ingoio. Detto fatto. Allora, buona però, molto buona. Allora, sapete, questa caramella non è un giocattolo. Ho sentito che non so se non erro, ribadisco. Va presa ogni 3 ore, se non erro, ogni 2 ore, non vorrei dire una cavolata, questa caramella qua. Perché se così passasse davvero, perché mi è successo che mi è passato davvero il mal di gola, ogni 2 o 3 ore va presa questa pastiglietta, che si scioglie sulla lingua, anche se io l'ho masticata, perché mi viene meglio così a me, non stare un anno intero ad avere questa caramella sotto la lingua. E niente, quindi questa qua mi è piaciuta molto, però vi dico di rivolgervi direttamente a un medico di base. Se avete mal di gola non fate come me, che sono andata direttamente in farmacia a chiedere ai farmacisti, vabbè, se potete fare così, però io nei vostri confronti vi direi a, come si può dire, nel mio caso e nel vostro caso, anche poi vabbè, ognuno fa come gli pare nella sua vita, ovvio. Se volete rivolgervi a un medico di base è meglio, perché col medico di base non sbagliate e vi dice che tipo di mal di gola avete. Non c'è bisogno che ve lo spiego io, saprete voi come state, come non state, come vi sentite e niente, i sintomi del vostro mal di gola. E niente, io sono un dottore qua, alt le mani, perché sono qua solo a dirvi che non voglio che mi prendete per esempio che ho preso questa qua, questa caramella. Ho mal di gola, ognuno fa ciò che ritiene più giusto. Io mi sono rivolta a un farmacista perché una volta non mi andavo di andare a rompere le balle al medico, però mi sono rivolta al farmacista mio di fiducia. E niente. Questo era tutto, ragazzi. Io vi ho fatto anche un video svuota la spesa, più vi ho fatto vedere il mio progetto youtubiano, che non credo che andrà in porto, ma sicuramente sì. Voi dite come? Non credi, però dici di sì. Perché se scrivo troppe cose, non scrivo nulla, è come se avessi buttato soldi al vento, soldi fuori dalla finestra. Quindi qualcosa per forza la scriverò, per forza di cose. E niente. In questi giorni sto facendo parecchi trucchi, ma non trucchi proprio chissà che cosa, però sto facendo dei trucchi molto basic, direi, nulla di che, però a volte faccio il fucsia mischiato al lilla viola, sempre di sì, lilla viola, non lo so, comunque, con quella palette che ho di come dire, con quella palette che ho di Make Up Revolution, che non mi ricordo il nome, no, non me lo ricordo, comunque non importa. E tutte le volte che applico un ombretto tra il viola e il fucsia, mi sta piacendo un botto, troppo bello il colore che mischio insieme, faccio una combo fantastica. Se
A voi potrà fare schifo, ma a me piace da matti e continuerò a riprodurre quel tipo di look sui miei occhi. Faccio prima questa zona qua, aspettate, prima questa zona qua, picchiettando su tutta la palpebra mobile, poi vado qua e poi questa piccola tira dell'occhio fino a riportarla più in su. Non uscirà chissà che di lavoro, non di lavoro, scusate, di sfumatura, però a me piace, sinceramente lo voglio portare perché non sono bravissima nel trucco, lo ribadisco, ci tengo a premetterlo che non sono bravissima, però a me piace, lo voglio fare. C'è chi dice, ah, ma tu ti sottovaluti troppo perché dici che io non sei brava. E in effetti è vero, non sono brava, però mi piace, è la mia passione continuare a truccarmi, punto. E ecco cosa devo dire. E niente. Quindi ragazzi, quanto... aspettate, vuole vedere quanto ho registrato? 20 minuti di video, ullala! E va bene, dai, ci può stare. E niente, ragazze. Questo era tutto, non so se modificherò qualcosa o meno, però penso che vi sia piaciuto il video che ho... sì, che ho registrato, almeno spero che vi sia piaciuto. Non vi dico né di mettere una reazione, like, commento, scrivete, eccetera. No, fate quello che vi pare, che vi fa star bene a voi, come dice Kimono Blu Gattaluna, ovvero Paola. Ma per dirne una, non, la dirò una volta ogni tanto questa cosa qua, questa macchinetta del like, quello, quell'altro, dieta. No. Perché mi sembra più giusto che se uno vuole farlo, lo fa spontaneamente da solo o da sola, di mettere questo, commento, like, iscrizione, attivate la campanella, questa cantilena, che ho sentito dire migliaia di volte, lo faccio anche io, ammetto, e mi avete sentito dire tante volte, ma non c'è bisogno che si continui sempre con la stessa identica campanella, con la stessa identica, stessa identica, come dire, cantilena, volevo dire, non campanella, scusate, cantilena. Come ho sentito dire anche Michela Di Maio, la cito perché lei è molto brava e mi piace come espone le sue idee qua su questa bellissima piattaforma di YouTube. Niente ragazzi, questo era tutto. Cos'era stavolta? No, non sono io. Sarà stata a fianco i vicini, che come al solito quando registro loro non è che stanno buoni. Devono sempre fare rumore inquietante. Ma va bene, dettagli lasciamo perdere. Ah, a proposito, ve l'ho detto che ho fatto la ceretta alla sinistra? No, non ve l'ho detto. Allora, qua vedete il mio bel, vabbè, non ve ne può fregare niente. Comunque, ho fatto il baffetto qua sotto, le sopracciglia, tutto fatto, le basette. Per chi volesse dire che sono una scimmia, non lo sono. Perché? Perché finalmente la, come si chiama la Fantozzi? Mariangela. La Mariangela dal mio viso se n'è andato, quindi non c'è più nulla da dire. Ah, è una scimmia. Scimmia vale di ho creato un altro perché io non ci sono. Anzi, se vuoi dire che sono la scimmia è sparita perché non c'è più. Quindi state buoni, cari haters. Ciao. E niente, ragazzi miei, abbando tutto, le ciance, bando le ciance, ciance le bande, e ci vediamo al prossimo video. Perché dopo di questo, se non riesco a registrarlo, registrare con la mia, non ne ho idea. Allora, che sono adesso? Non lo so. Comunque, voglio fare un video sui prodotti finiti, beauty e casa. Non lo so, vediamo. Bacio e a presto. Ciao. Ciao ragazze, ciao ciao. Zombie apocalypse.